Ciao a tutti, io sono Samantha Di Geso, sono la responsabile del centro DNA di medicina e psicologia, sito a Milano in Viale Monza 270. Abbiamo voluto fare questa diretta per farci un po' una chiacchierata tra me e la mia amica Manuela Matteucci, naturopata del centro, sull'importanza del cibo negli organi, ma per gli organi, scusate, ma soprattutto in risposta a delle emozioni, perché il cibo, come dico sempre a tutti i miei pazienti, ogni giorno è emozione e ogni emozione è relegata ad un organo, vero Manuela? Oggi Assolutamente sì. abbiamo voluto cominciare con la paura, l'emozione della paura. Abbiamo preso spunto da una ragazza che è appena uscita dal mio ufficio, con la quale ho fatto una lunga chiacchierata sulle sue paure. E ho visto che l'alimentazione era completamente pro paura, quindi abbiamo cercato di rimaneggiare questa alimentazione. Ma vogliamo capire un attimino che cosa c'entra questa alimentazione, paura, organi? Ci vuoi fare un attimo da naturopata, un Piccolo riassunto, un quadro. quadro, anche perché Allora, io mi potrei perdere, io sono un nutrizionista, io parlo degli alimenti, punto. sì, no, ma siamo molto intime in questo, assolutamente. Intanto, ciao a tutti, sono Manuela Matteucci, naturopata e operatore olistico qui in DNA Milano. Felicissima di fare questa cosa. Non a caso abbiamo cominciato con la paura, che è stata la prima emozione che ho provato stamattina, convinta di non averne. Invece, tutti noi abbiamo un pochino di paura dentro in qualunque situazione, che è anche molto positiva averla, perché la paura ci permette di vigilare su quello che stiamo facendo e di non andare così all'improvviso sulle cose, no? Per cui l'emozione non è mai negativa, assolutamente, quando è in equilibrio. Qui si va a parlare proprio del disequilibrio, no? La persona che è venuta da te aveva paura e stava usando il cibo pensando di sopprimere quella paura, ma andava a rovinare qualcos'altro. Anzi, a proposito, se avete domande nel frattempo che noi parliamo, Giusto. scriveteci, che così ci date un Noi in diretta pochino il cercheremo di coraggio, rispondere di alle fare vostre tutto questo, domande. perché vogliamo essere spontanee, per cui È tutto in aiutateci, diretta, quindi siete voi che aiutateci. interagite, siete voi che ci potete chiedere qualunque cosa. Allora, Lecita. diciamo, per tornare a quello che mi hai chiesto, Sì. no? Che collegamento ci può essere tra il cibo e la paura, così come tutte le altre emozioni che magari vedremo poi in futuro in altre occasioni. Il cibo è una cosa che avevo letto in un libro, intanto che stavo studiando naturopatia, è la cosa più intima che abbiamo. Entra in noi per diventare noi. Beh, comunque il mondo che entra dentro di noi, Esatto, no? quindi. Per cui legare il cibo alle emozioni è una cosa importantissima. Il cibo, non c'è cibo che fa bene o che fa male, no? Va bene tutto. E come lo si usa, come lo mangiamo, come quando lo facciamo, in che situazione siamo Come siamo emotivamente, noi, no? certo. Per cui anche questa unione, condivisione che abbiamo con i pazienti e vedono questa cosa tra di noi, per Infatti, cui quando mi chiedono i pazienti qual è la corretta alimentazione, dico per chi? Rispondo sempre, perché ogni persona poi ha la sua, ma è fatta di emozioni, di sensazioni, di vissuti, è fatto di Verissimo. interazione con Verissimo. anche gli altri, perché. Certo, è molto importante. Il cibo è amore, Comunque, per innanzitutto. stringere, perché abbiamo purtroppo poco tempo, Sì, c'è un vedi, mondo poi. volevamo stare solo mezz'oretta e quindi c'è un mondo dietro e dobbiamo stringere. Se parlo di paura, qual è l'organo Allora, interessato? sicuramente è il rene. Il Ok. rene viene considerato, io arrivo da studi di medicina tradizionale cinese, che è la base della medicina naturale, di tutto quello che è in natura. E il rene è considerato l'organo, la batteria del nostro corpo, per cui è legato alla nostra stanchezza, alla nostra forza di volontà, ma proprio anche alle paure. Le paure bloccano tantissimo. E si può dare un equilibrio a tutto quello che è l'emotività, l'emozione, eccetera, del rene, no? Per cui tenere alta l'energia del rene, principalmente col cibo.
Per cui tutto quello che noi portiamo dentro il nostro rene, sia fisicamente, proprio con gli alimenti, ma anche con i nostri sentimenti, può aiutare o non aiutare il Infatti rene. si parla delle verdure bianche che Esatto, aiutano il esatto. rene, si parla delle carni che invece lo affaticano, il sale ovviamente è la cosa più, o alcuni tipi di spezie possono affaticare tanto il rene, altre invece spezie possono riattivarlo, possono potenziarlo. Certo. Ricordiamoci che i drenanti anche stancano il rene, questo uso di drenanti, tisane drenanti in Ma continuazione. infatti l'errore più grosso è usare gli integratori ancor prima di usare bene il cibo, perché Assolutamente. l'integratore che cos'è? Va a integrare un qualcosa che noi non stiamo dando al nostro corpo. Giusto. Ma se noi utilizziamo bene il cibo, come ben tu sai e consigli vivamente a tutti, non abbiamo bisogno di integrare. Se noi abbiamo un'alimentazione varia, a seconda della propria stagionalità, cioè veramente giorno per giorno, non ci manca nulla, tenendo conto che parliamo di una persona comunque sana, perché poi non dobbiamo Assolutamente, generalizzare e certo. banalizzare, perché quello che Assolutamente. noi stiamo dicendo lo sanno tutti, non abbiamo Certo. bisogno poi di approfondire. Un elemento molto importante, hai parlato del sale, è proprio che l'elemento del rene è l'acqua, no? E in naturopatia è molto importante parlare di acqua. L'acqua è flessibile, si adatta a tutto, ok? Per cui pensate anche energeticamente, un rene a quante cose nella vita deve comunque adattarsi e deve dare la forza e la spinta a tutto, ok? Per cui nell'acqua entrano tutte le nostre tossine. Nel nostro sistema linfatico, no? L'importanza poi magari di drenare proprio fisicamente il nostro flusso dell'acqua, eccetera. Quelle tossine che noi troviamo nella nostra acqua non sono solo il cibo sbagliato, il cibo troppo infiammante che abbiamo mangiato, ma sono tutte le nostre emozioni, principalmente la paura. Pensate il bambino che si spaventa di colpo e si fa la pipì addosso, Certo. ok? Il rene non è stato in grado in quel Di momento di equilibrare. gestire la propria energia e si è lasciato andare, Certo. ok? Per cui tutte le emozioni vanno benissimo, fanno parte di noi. Imparare a gestirle un po' di più e a trovare comunque un equilibrio, perché non esiste un mondo senza paura, una persona senza Ci possono paura. essere anche delle fasi. Cioè, Assolutamente ad sì. esempio, in questo momento di vento e cambiamento di temperatura è una fase particolarmente spinta verso la disidratazione, e quindi il rene viene Esatto. messo un pochino più alla prova, alla prova. Sì, viene utilizzata di più l'energia del Ma a rene. livello, diciamo, fisico, secondo te il fatto di avere queste cistiti ricorrenti, queste candide ricorrenti, può c'entrare con le paure? Assolutamente sì, perché bisogna sempre fare un quadro sia fisico della patologia in sé e un po' la causa emozionale che l'ha portato ad avere questo problema. La cistite è un'infiammazione della vescica e tutto quanto, per cui è un fuoco, ok? È una lotta che si fa e proprio in naturopatia si parla molto di questo, la lotta con se stessi, con l'abbandono, con la nostra forza di volontà, ok? E andiamo ad aiutare questo sintomo anche dalla parte emozionale. Per cui se in fitoterapia, per esempio, potremmo usare il mirtillo nero, potremmo usare l'uva orsina, Beh, delle piante per aiutare a drenare e a pulire, così andiamo a pulire queste paure che hanno bloccato un po' il flusso dell'acqua di cui ti parlavo prima, facendo proprio fermare l'urina in sé, no? Nell'uretero e tutto, e creando perché io poi l'infiammazione. ci arrivo come biologa, quindi faccio fare l'urinocultura, vedo qual è il batterio che noi abbiamo dentro, conservato, che poi è sempre uno che in quel momento si sveglia, ha deciso di svegliarsi, ne scherichia colle, ne candida, e a un certo punto dicono: ok, adesso esisto anch'io. Che sono batteri che normalmente abbiamo tutti, perché noi abbiamo una sessantina di famiglie di batteri nell'intestino, nell'ultimo tratto intestinale, quindi l'ultimo tratto intestinale va in promiscuità con l'ultima parte delle vie urinarie, quindi c'è un passaggio di batteri. Ok, capisco chi è che si è un po' alterato, un po' replicato fuori controllo, e poi do l'alimentazione adatta, perché se è un proteolitico, se è un
se una candida, ad esempio, devo togliere gli zuccheri dopo le 17, soprattutto la sera, deve essere drastica. Invece, se è un proteolitico, un escherichia, eccetera, devo andare con un'alimentazione a bassa proteina. Quindi, io ci vado come biologa nel capire chi è che sta facendo qualcosa. Il medico ci arriva col suo bel farmaco. E io ci arrivo da un'altra parte. Però il E motivo io per il quale ci questo arrivo si dal cuore, nel senso che andiamo a completare questo quadro clinico, lo possiamo Certo. dire, gestendo proprio la parte emozionale che ha portato la persona ad avere questa infiammazione. Teniamo conto che ognuno di noi ha dei punti deboli e punti forti, no? Un qualcosa che io vedo molto, per esempio, dal controllo dell'iride. Con l'iridologia si valuta un po' la costituzione della persona, per cui le predisposizioni che può avere una persona ad avere nel tempo, nella vita, più o meno certe patologie. Ovvio, se poi uno mangia male per tutta la vita, fa, è stressatissimo, eccetera, avrà più probabilità di ammalarsi o di avere quel Certo. problema, no? Però, man mano, un passo alla volta, si va sempre ad aggiustare. Il mio intervento in questo, quando arrivano da me appunto le persone che in quel momento sono anche contente di aver avuto poi il consiglio alimentare giusto, eccetera, eccetera, capiamo insieme che non basta al 100% per avere il consolidamento di questo. Per cui fisicamente assolutamente sì, quello è, facciamo una buona alimentazione con gli alimenti giusti, quelli più freschi possibile, dobbiamo rinfrescare il calore che noi abbiamo messo nel nostro corpo, ma dobbiamo rinfrescarlo anche dal punto di vista emozionale, Ma no? quando parli di fresco, parli di frigorifero o parli di... No, no, parlo proprio di verdure, no? Che sono la Fresche vuol... freschezza, il legume stesso è una proteina fresca che idrata e Sì. rigenera, no? La proteina animale, ma perché anche tutto qui in natura ha Però un'anima, sui legumi ok? dobbiamo fare un discorso a parte, perché se Sì. diciamo che i legumi sono freschi, mi viene in mente la signora che ha la scatoletta di legume. Non è Tutto è tanto tranne che fresco. freddo, cioè sarà sicuramente freddo perché l'avrà messo in frigorifero per mezz'ora, ma non è fresco No, perché è un alimento no, morto. Quindi certo. quando parliamo di legumi significa legumi che ho messo a bagno, ho fatto germogliare, ho reso fresco perché ho Assolutamente. rinfrescato la sua forza vitale. Diciamo, non ho pensato appunto di dire questa cosa, che io parlo sempre di cibo vero, Ecco, quello il naturale, fresco è quello, quello non vero. ricreato in modo industriale. Purtroppo viviamo Assolutamente. in una situazione, in una civiltà veramente fin Che poi troppo posso anche industrializzata. cucinare 1 chilo di legumi e congelarli in bustine, però almeno li ho fatti germogliare io, li ho cotti io con il mio bel alloro, con il quantitativo di sale che decido io, li ho fatti germogliare, quindi li ho resi miei, li ho resi E questa è la parte, cioè, mi più emotiva, colpisci più assolutamente. Io poi emotiva. comincio e poi mi fermi tu. Stacchi la spina No, tra un po'. non iniziare, non Io iniziare stacca la nemmeno. spina. Abbiamo poco tempo. No, diciamo che dobbiamo proprio lavorare su questo. Quanto è importante il come si mangia, il come si cucina, per chi, anche se lo facciamo solo per noi stessi. Per cui Assolutamente. l'amore in tutto questo è basilare, Che poi ok? L'amore cucinare è che un atto di amore, assolutamente, ma perché... anche il nostro lavoro, no? L'accoglienza. Io ricordo, se posso dirla questa cosa, il primo giorno che sono arrivata qua, 5 anni fa, e tu mi hai Una detto, strega ti ha ricevuto. qui entra la persona, non entra la malattia. Ho detto, In allora, io questo sono arrivata nel posto centro sì, in giusto, questo centro ok? sì. E questo vale per te che dai davvero fisicamente la pasta asciutta o il pesce da mangiare, eccetera, e per me che accolgo la persona dall'altro punto di vista, no? Per cui approfondire e consolidare questa accoglienza che noi diamo qua dentro, per tornare un po' Ma alle una volta anche i emozioni. miei modi bruschi, perché io mi arrabbio quando una Sì, persona sa di farsi del male e continua a farsi del ma è male. come la mamma che sgrida al bambino, lo fa Sì, però per non sempre l'hanno capita, quindi devo stare però mani in attenta. tasca, mi raccomando, ogni tanto No, vengo no, a no, no. No, controllarti, assolutamente. comunque, ritornando ai legumi, io li faccio germogliare per 8 ore, secondo te bastano? Dipende dal legume, Cioè? ovviamente, ovviamente. Beh, le lenticchie non hanno questa No, 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 parlo di necessità. ceci, fagioli, Quindi però sì, siamo su ceci, 8 fagioli, assolutamente sì. ore. Se utilizziamo l'alloro va benissimo, perché
accelera un Una volta mi hai po'. detto un po' la nostra alga combo, l'alga combo Sì, la dell'Italia, non famosissima, loro. sì, è vero, perché io che ho seguito un po' anche il discorso macrobiotico e tutto quanto, ho conosciuto alimenti che non sono della nostra terra, molto validi ovviamente per un certo punto di vista, però è anche bene magari ritornare ad avere, mi sono fatta questa domanda, cosa abbiamo noi con le stesse proprietà Assolutamente. dell'alga combo della nostra terra ed è l'alloro. Ok? Questo non vuol dire che non bisogna comprare l'alga combo, utilizzarla, eccetera, però come tutte le cose che magari si conoscono poco, andiamo a vedere davvero di che cosa si tratta, assolutamente. L'alloro aiuta a pulire un pochino la cuticola del legume, per cui acceleriamo anche i tempi di cottura quando poi li mettiamo in pentola e va a togliere proprio quella sostanza che c'è sul legume che porta fermentazione, ok? Per cui tante volte dicono: no, no, io i fagioli non li mangio, Perché mi divento gonfia la gonfia così, pancia, eccetera. certo. Ma è importante come si cucinano, questo Assolutamente. assolutamente sì. E i fagioli, provate a pensare un po' a questo collegamento, vorrei ritornare all'emozione, alla forma del rene, così come l'orecchio, che è proprio l'organo di senso collegato al rene per quanto riguarda la medicina cinese, e per cui c'è sempre un collegamento, il cibo giusto per L'organo giusto. l'organo giusto, così come i broccoli che assomigliano ai nostri bronchi quando parleremo dei polmoni. Per cui ogni parte di noi ha il cibo preferito, ok? Questo non vuol dire abusarne, perché è sempre l'equilibrio, sia nelle cose buone che nelle Assolutamente. cose cattive. Per tornare un po' al discorso della paura, la paura fa parte di noi sotto tutti i punti di vista, assolutamente. E, per esempio, con i fiori di Bach, valutiamo 5-6 tipi di paure, no? C'è la paura proprio delle cose, ho paura di scottarmi, ho paura di cadere, non voglio entrare nell'ascensore, eccetera. E ci sono le paure ignote, cioè un tipo per forza pauroso nasce così, molto timido, molto pauroso, ma senza spiegarselo. E Certo. anche qui con i fiori di Bach, per esempio, potremmo andare a dare un equilibrio, non a escludere questa emozione che fa parte di noi, ma viverla in un modo molto più tranquillo, molto più sereno e cominciare a vedere le cose da un altro punto di vista. Ma in queste paure sono mi conti anche le ansie, gli attacchi di panico, che Sì, sono delle esploadi di assolutamente. paure, Sì. o parli solo delle paure? No, la paura, l'ansia fa parte delle Delle paure, paure. Quindi anche un assolutamente. soggetto ansioso può essere in realtà un soggetto Sì, pauroso. tant'è vero che una persona ansiosa, pensi subito al rene, a quello che potresti, dare a un rene per pulirlo da tante tossine, sia fisiche che emozionali, e aiutarlo proprio a rinforzarsi. Perché molto spesso l'attacco di panico e l'ansia è una questione di autostima anche, assolutamente. Per cui va valutato questo. Volevo capire se c'è qualche domanda e soprattutto quanto tempo abbiamo. Ok, possiamo continuare a parlare tranquillamente perché io voglio anche chiudere poi nella Sì, mezz'ora e certo. dare dei consigli giusti alle persone perché chi ci sente, insomma, non deve rimanere No, no, un no, no, argomento noi abbiamo a sé buttato lì tante stante. Eh sì, cose, perché abbiamo no? messo sul piatto perché è bello sentirti parlare, mi unisci tante cose che a Eh volte sì, mi rendo sfuggono. conto che è un po' scontato per me quando vedo una persona metterci insieme tutto, no? Per cui mi si aprono tutti i cassettini, vedo un po' come si atteggia, come è seduto, eccetera, eccetera, quello che mi dice e così, e poi si fanno sempre tanti collegamenti. Infatti la cosa che mi piace poter condividere, cercare di dare alle persone è proprio questo, è quello che un po' fa la naturopatia, no? Avere consapevolezza che noi abbiamo la responsabilità della nostra salute sotto tutti i punti di vista, Ognuno di noi ce l'ha, assolutamente, sì. sotto tutti i punti di vista, per cui non solo la salute fisica, Dobbiamo fare di che tutto per difenderla. esatto, ma abbiamo anche la guarigione dentro di noi. Per cui io dico sempre, ti racconto un po' tutti gli strumenti che ho. Posso farti riflessologia, possiamo fare un Certo, colloquio, fiori di certo. Bach e tutto, ma che cosa vuoi tu? Da dove Ti vuoi faccio una partire? domanda che mi interessa per il mio Mi lavoro. preoccupi. No, 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 stai tranquilla, stai serena. Quando mi parli di rene e paure, mi parli anche di ritenzione idrica e cellulite? Assolutamente sì.
Perché una persona paurosa, che cos'è? Trattiene Il trattenere. tutto, no? Tant'è vero che è anche un po' come postura, la persona un pochino chiusa, ok? Che ha paura a farsi E poi la vedere. persona che dimagrisce più lentamente, E molto di certo, perché seguito, fa fatica a lasciare a lasciare andare. andare. La persona paurosa fa fatica a lasciarsi andare, ok? Alcuni non vogliono proprio, cioè dicono con la bocca che vogliono dimagrire, ma vedono questo, il grasso e le acque che hanno in circolo come una fonte di protezione. Cioè, così non mi vede Assolutamente sì. nessuno, così non mi guardano, così mio marito, non so, che è morto un anno fa, non lo tradisco, piuttosto che una forma di Sì, protezione è proprio. una protezione perché E non si non le fai è. schiodare No, dal peso, quello è, anche se per bocca ti dicono no, io voglio dimagrire, mi faccio sport, non ce la fai a fare, è proprio più forte di là, anche se gli dai perché non sono una caloria al sicure. giorno, non Certo, è dimagriscono. lì che per esempio i fiori di Bacco funzionano tantissimo, il Mimulus che è il fiore di tutte le paure, ma l'Arce è il fiore dell'autostima, no? Devi sempre pensare di dare questa convinzione alla persona che sei unica, irripetibile, importante come tutte le altre. E questo è difficilissimo, cioè noi Ma anche quella comprese. ritenzione idrica solo serale può essere dovuta alle paure che hai accumulato durante il giorno, è Sì. solo un fenomeno di... Perché io ti guardo da biologa e ti dicono quella circolazione che è un po' lenta, Beh, tieni poi ti conto vedo da un che la nutrizionista e ti dico sera, forse è scompensato i sali, però... certo, la sera e la notte è proprio il momento della giornata legata al rene, così un po' come l'inverno. Non è un caso che abbiamo cominciato proprio in questa stagione con questo argomento. L'inverno, il freddo, il buio, eccetera. Ci si va a rintanare un po', ci si ferma e non c'è più il movimento. Per cui lì cominci a pensare anche tanto a tutto quello che è stato la giornata, eccetera, eccetera, e non hai modo di buttare fuori, ok? Però in particolare la ritenzione idrica legata proprio alla circolazione è un trattenere tutto perché non hai voglia Vuoi di paura? buttare fuori. Io sì, Vuoi paura tantissime, di perdere? Tu hai sì, paura? io ho paura tantissimo. Però la paura, qual è il contrario della paura? Il coraggio. Coraggio, certo, la Ok, forza del allora, volere. il rene ti dà stanchezza, paura e tutto, ma forza di volontà. Noi dobbiamo Ok. avere un equilibrio in questo. Il troppo coraggioso è lo spavaldo, che è più Ok. pauroso di un altro. Perché Quando ti li arrivano le persone nasconde. impettite, le distruggi subito se vuoi, capito? Perché? Non tutte per l'amor di Dio, però è un'apparenza, è una protezione anche quella, capito? Una persona che non ha paura, no, cioè non esiste, sarebbe Ok. finta. Per me si dice tante bugie alla fine, però equilibrio, no? L'equilibrio proprio anche in questo, e non Quindi vergognarsi mai di quello che si è assolutamente in qualunque sicuramente poi situazione. nei casi più estremi anche una psicologa aiuterebbe, perché Sì. comunque bisogna, come dici tu, essere sempre Sì. equilibrati, Sì. quindi se uno perde poco poco il proprio equilibrio, un supporto psicologico è più che... Soprattutto dopo che ho scoperto con una nostra collega qua che cos'è esattamente la psicologia, Psicologia. perché Sì, per perché noi a volte... interagire tra di noi è bellissimo, dice guarda, dove non arrivo io, come puoi aiutare tu, no? E lei un giorno mi ha detto, questa collega mi ha detto, noi facciamo parlare le persone, ma semplicemente per fargli vedere un altro punto di vista, no? E si vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, no? E bisogna fargli vedere la parte. In ogni situazione c'è anche la possibilità di vederlo mezzo pieno. Per cui questa possibilità di far vedere le persone che magari non viene risolto subito quel problema, ma se lo guardi con altri occhi, puoi trovarla una soluzione. Per cui la psicologa io la vedo davvero come un'amica, assolutamente. Sì, Amica nel senso poter, un'alleata, ecco, potersi un'alleata, confidare, cioè fidarsi che l'aiuto che ti può dare in quel momento può essere reale. certo. Questo sì, assolutamente. Ok, vogliamo dare qualche consiglio un pochino più pratico, visto che penso che siamo abbastanza in chiusura. Mancano 6 minuti. Ok, possiamo dare allora dei consigli perché 6 minuti sono sempre pochi per dare consigli. Allora facciamo così: io do da un punto di vista di Dai, nutrizione. parti tu che poi io attacco.
Allora, pensavo, mentre stai parlando di questa ritenzione idrica, delle cistiti, di queste robe qui, pensavo ad un'alimentazione tipo quale potrebbe essere, senza entrare in un'alimentazione specifica, perché poi ognuno è un mondo, come dicevi, quindi Certo. mi sembrerebbe un po' banale banalizzare in questo modo. Sicuramente la mattina io vedrei una bella tisana depurativa, o ai mirtilli, secondo me. Poi, durante la giornata altre tisane si possono fare, sempre depurative o andiamo troppo a scaricare? Ma allora, finché siamo di giorno potrebbero essere non troppo depurative, ma magari anche un pochino drenanti. Ah, Io amo lo zenzero, ok. ok? Ok, Per cui comunque un infiammato, è un un disinfiammo, antinfiammatorio, è certo. veramente la panacea di tantissimi problemi. Va a pulire, a dare forza, aiuta anche Senza nello stress. stancare, senza Esatto, drenare. perché è il discorso che facevamo prima degli integratori. Quando la persona pensa di aver trovato proprio la soluzione in tutto, no? Per cui che bello, faccio questa dieta di qua e di là, allora dreno, mi compro la betulla, mi compro il tarassaco, eccetera, eccetera. Non dobbiamo dimenticare che andiamo a far lavorare troppo il rene, Certo. per cui anche continuare a drenare, a bere anche oltre quello che è giusto bere, non sempre è positivo, proprio perché facciamo lavorare troppo il rene, si stanca e poi magari non abbiamo modo di Ma quindi su rinforzarlo. queste persone è giusto mettere delle proteine a pranzo invece che a cena, o no? Sì, anche, Cioè anche. caricare più la parte pranzo con carboidrati e proteine, il carboidrato perché mi servono comunque gli zuccheri per vivere la Sì, giornata, la proteina così me la sposto a pranzo e a magari cena. qualche riso che non ha il glutine, che comunque è una proteina che Ok, infiamma e un la pochino. sera un po' di carboidrati con pochissime proteine, se non proprio zero quasi. Mi viene in Sì, mente questa per cosa. questo tipo di Solo che problema, vado sì. contro questo all'alimentazione pro antinfiammatoria, anticandida, nell'anticandida la sera devo avere senza proprio zuccheri. Quindi bisogna anche capire in quel caso se ho una candida attiva, un'infiammazione attiva o se è solamente per paura e quindi posso mettere un po' di carboidrati la sera senza approfittare di proteine. Oppure utilizzare il pesce. Sì, certo, Il pesce è una tantissimo. proteina nobile, il pesce non ti affatica il rene, non mi va a dar fastidio alla candida, anzi, utilizzare il pesce. Sì, e comunque variare, Certo, no, per quello cui in una sicuro. Ma tu settimana abbiamo conosci più 14 meno di pasti. 7 tipi di pesce, conosci? Non dico No, 7, ma beh, 5. Ok, quindi abbiamo, certo. dice, come diceva qualcuno, dico sempre, la variabilità è alla base del successo, quindi Assolutamente. 3-4 volte, 5 volte il pesce. Ah, c'è una domanda. È molto, la leggo. Allora, quando mangio pesante mi sento sempre gonfia anche su gambe e braccia. Sarebbe bene una bella tisana drenante quando mi sento gonfia su gambe e braccia? Beh, potrebbe aiutare, questo di sicuro, però non è necessario Io mi chiederei quello. prima perché si sente gonfia una Allora, persona. infatti, stavo arrivando a Cioè, questo. Innanzitutto, che cosa ha mangiato? o Ok? cosa ho Perché, fatto che durante cosa ha la fatto? Cioè, giornata? il perché è arrivata. Il perché è Scusami, arrivata. ma c'è sempre la biologa che è in me No, certo, assolutamente. Così mi freni un dell'indagare. attimo, va benissimo, mi fai stare con i piedi per terra. Perché si è gonfiata gambe e braccia? Allora, facciamo una cosa, Soprattutto le se mani. pensiamo ai meridiani, abbiamo il meridiano dell'intestino, abbiamo il meridiano del fegato, del rene, per cui le gambe e le braccia sono comunque deputate a tutto questo. Il fatto che ci si gonfi, soprattutto negli arti, c'è molta ritenzione a questo punto, cioè c'è questa acqua che raccoglie e trattiene. Per cui la tisana drenante ci sta, ma ci sta anche bere, ok? Ecco, brava, Bisogna. hai toccato un problema, una cosa importante, perché molti fanno due o tre tisane drenanti, tisane, il bicchiere di tisana con una bustina, a volte anche due bustine, che già sulla bustina aprirei un mondo, però va bene, due o tre bustine drenanti all'interno, oppure mi bevo qualche cosa drenante, qualche sciroppino drenante, eccetera, Tanto intanto così così, di no, acqua. Cioè, infatti. voglio drenare, hanno fatto anche una pubblicità, l'acqua che elimina l'acqua.
Bevi, innanzitutto, Esatto, cioè il esatto. litro e mezzo, 2 litri di acqua tutti i giorni non devono mancare. Io su questo poi, se no partono le stitichezze, le Infatti, infiammazioni no, no, dell'intestino, le certo. infiammazioni dei genitali, le infiammazioni della pelle, perché poi molte volte tutte queste tossine vengono non buttate nel water, ma sulla pelle. Infatti, Cioè, infatti. Per quindi. tornare a questa signora, immagino, non so chi sia che abbia fatto questa domanda, la mia risposta potrebbe essere questa. Innanzitutto sono io che poi faccio la domanda alla persona e dire appunto cosa hai mangiato, in che condizioni hai mangiato. Certo. Hai mangiato velocemente sulla scrivania, un panino veloce, eccetera, eccetera, sei dovuta Il correre, velocemente no? E il già apriamo velocemente un altro masticato mondo. poco, eccetera. Per cui questa è la prima cosa, che cosa ha mangiato e effettivamente emotivamente come stava in quel momento. Per cui quanto il nostro cervello emozionale, che è l'intestino, di cui parleremo un'altra volta, Poi riesce a fare. io consiglio anche il miglio. Vanessa, ha una domanda per noi? Vanessa, io soffro di cistite ricorrente, ho un problema di intolleranza all'istamina. Sono correlate, chiede. Frutta e verdure congelati vanno bene con quelli rispetto a quelli freschi? Allora, io Vai. ti parlo solo di istamina non biologico, in modo non biologico, ok? Allora, l'istamina va ad infiammare tantissimo, ok? La cistite, così come tutte le parole che finiscono ite, è un'infiammazione, ok? Mangiare cibi con tanta istamina, andiamo a tenere acceso il fuoco della cistite, ok? Per cui tutto quello che porta infiammazione non aiuta ad eliminare la cistite, per cui la correlazione c'è sicuramente. A quel punto poi non può bastare magari solo un discorso C'è qualcos'altro alimentare, sotto, c'è anche perché poi tutto un altro c'è qualcos'altro discorso. sotto, perché le istamine vengono prodotte comunque dai macrofagi. I macrofagi vengono attivati in risposta ad un'infiammazione, quindi c'è sicuramente qualcosa sotto che ti crea una sovrapproduzione di istamine. Già lì, mangiare un cibo vero, vivo e vitale, puro, il più possibile da istamine, perché tutto comunque, ricordiamoci di una cosa, che il cibo è qualcosa che entra dentro. Il nostro corpo produce in quel momento una breve, ma continua fase istaminica, perché deve riconoscere quel cibo, lo deve metabolizzare, deve capire tu sei gatto o cane, tu sei pesce o gallina, cioè, quindi c'è una fase istaminica brevissima. Più sono diversi i cibi da noi, più producono istamine. Un pomodoro produce sicuramente tante più istamine rispetto ad una zucchina, perché ha delle situazioni di metalli e di proteine molto differenti da noi. Quindi sicuramente capire cosa c'è di base che ti produce queste istamine, cosa c'è di base che quindi ti accende queste lucine, queste bandierine, è il tuo corpo che risponde dovendo disidratare alcuni tratti dell'intestino, alcuni tratti del corpo per portare l'acqua, per spegnere quel fuoco istaminico, quindi disidratando prende il sopravvento qualcos'altro. In quel caso Escherichia coli piuttosto che una Infatti. candida. Sicuramente è tutto collegato, un'alimentazione fresca, Di ma di stagione. stagione fresca, con tanta acqua. Io lì non andrei comunque con i drenanti, in quel No, caso. assolutamente. Per me sono Io l'ultima non, spiaggia. sì, io in quel caso L'ultima non andrei con i spiaggia, drenanti, perché assolutamente. comunque vai a drenare l'acqua spegne il fuoco, tu vai a togliere l'acqua dal fuoco. È ovvio che in una foresta che sta andando in fiamme, vai a togliergli l'acqua, il fuoco prende il sopravvento, ti genera poi del pathos e quindi delle malattie, delle patologie. In realtà lì andrei più a bere ancora di più, ma acqua pura, il Sì, più sì. pura possibile. E anche lì apriamo un mondo, perché l'acqua contiene l'arsenico, contiene, quindi Diciamo che non facciamo terrorismo psicologico, l'acqua va bene tutta abbiamo purché abbia un cominciato una pH stagione tipo alto. Beautiful che durerà per 20.000 puntate, non lo so Solo perché 20.000 di da Beauty, argomenti. penso che Pensi, sia qualcosa dai, in più, è eh? un'età biologica che poi dobbiamo considerare la nostra, almeno la mia, non la Stavo tua, no. dicendo, sicuramente è tutto collegato. Un'alimentazione priva di istamine, un'acqua costante, uno sport soprattutto costante. Ricordiamoci che alla base, prima di incominciare a parlare di alimentazione, di malattie, di quando siamo belli, di quando siamo truccati, di quando siamo alti, cioè, dobbiamo parlare di sport.
assolutamente sì. Il movimento aiuta Non ci tantissimo. sono state tutte queste malattie fino a quando andavamo nei campi a coltivare la verdura. Poi È vero. ci siamo seduti sulla scrivania davanti ai computer e sono iniziate Questa è una le delle problematiche maggiori per chi soffre, per esempio, di malattie. E ritenzione, perché sport l'acqua non vuol dire cammina iscriversi per forza in pochissimo. palestra e andare a fare le mega sudate un'ora e poi basta. Vuol dire anche prendere le scale invece che l'ascensore, farsi una camminata perché c'è un'mezz'ora di tempo tra Certo. prima di iniziare a lavorare. Mettersi le scarpe da ginnastica invece che il tacchetto e farsi la fermata di metropolitana a A piedi, piedi, cioè ovvio. queste piccole cose. Spero che a Vanessa abbiamo risposto il più possibile rispetto a quello che ci ha chiesto. Purtroppo dobbiamo Chiudere, è chiudere. stata bellissima questa cosa, Anche per lo me è stato dico bello stare subito, con te, è stato bello stare con te, perché la sei sempre un mondo sintonia, da questo è conoscere. altrettanto, sto imparando tantissimo da te Il così. nostro obiettivo è fare varie Sì. tappe, prima di tutto nelle varie emozioni, nei vari organi e poi vi raccomando, tutte le domande che avete ce le potete fare anche dopo sul sito perché noi Privatamente. lasceremo il video Esatto, su anche Facebook suggerimenti, e quindi suggerimenti su come portare avanti questa cosa, se avete perché delle, noi abbiamo avuto un dei po' l'idea, desideri. ma questa idea va avanti solo tutti insieme. Tranquilli, non vedrete Perché? sempre noi, eh. No. Tranquilli, vi Grazie, salutiamo e vi diamo grazie a appuntamento la tutti. prossima Ciao, ciao, volta. ciao Ciao, Samantha. ciao Ciao, Manuela, ciao. ciao, ciao.